Ok, allora buongiorno a tutti, sia coloro che sono in presenza qua all'Orto Botanico, c'era un numero di posti limitato perché la normale capienza è dimezzata per motivi Covid. E scusate, disattivo i microfoni io, così almeno sono problemi di interferenze. E anche a chi è connesso ovviamente in remoto, vedo già una ventina e passa di persone, forse altri se ne aggiungeranno in itinere. E siamo qui oggi a celebrare il Darwin Day, il 12 di febbraio, giornata in cui a livello mondiale si celebra questo grande scienziato e naturalista, proprio perché era nato, sarebbe un po' il suo compleanno idealmente, perché era nato il 12 di febbraio del 1809. Io sono Lorenzo Peruzzi, direttore dell'Orto Museo Botanico dell'Università di Pisa e abbiamo qui con noi per parlarci di un particolare aspetto delle ricerche di Darwin e anche di come queste anche oggi, insomma, possono dare spunti interessanti di approfondimenti vari, la professoressa Marta Galloni, che vediamo connessa anche lei, dall'Università di Bologna, che proprio come attività di ricerca primaria, interesse di ricerca primaria, si interessa di ecologia dell'impollinazione, quindi di tutto ciò che ruota attorno alle dinamiche di interazione fra piante e insetti impollinatori e strategie delle piante per ottimizzare le proprie performance riproduttive. Potrebbe sembrare qualcosa di strano a prima vista, perché nel sentire comune Darwin è spesso associato ad altro, ad animali, i fringuelli delle Galapagos e altri tipi di organismi. In realtà Darwin si è interessato moltissimo, come vedremo, insomma, anche di piante e soprattutto nella tarda attività accademica, nella seconda parte della sua carriera scientifica. E la cosa simpatica, per esempio, che dà piena giustificazione all'argomento di oggi, è che ho trovato l'altro giorno una citazione che vi voglio leggere proprio 2 righe e mezzo per intero. E Darwin stesso, nella sua autobiografia, pubblicata e scritta nel 1878, dice: "In tutta la mia vita scientifica non penso che nulla mi abbia dato tanta soddisfazione quanto scoprire il significato della struttura dei fiori eterostili", che è proprio l'argomento principe della conferenza di oggi. Detto questo, passo volentieri la parola alla professoressa Marta Galloni, ringraziandola in anticipo di essere venuta appunto anche in tempi non particolarmente pratici per gli spostamenti qua a Pisa e mi trasferisco, cioè ci scambiamo di posto in modo che lei possa poi condividere la presentazione. Intanto proprio faccio anche l'ultimo step di condivisione in modo che possa partire quando vuole. Vista modalità schermo intero. A posto, prego. Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti. Qualche togliere la Io mascherina, forse. sono, dici? Sì, Sì, mi metto lontano. siamo lontani, siamo tutti trivaccinati. Dunque, io sono contentissima di essere venuta qui, sono contenta che tu mi abbia invitato e ti ringrazio. Non è uno sforzo, anzi non vediamo l'ora di riprendere queste. A fare questi eventi, a incontrare le persone, a incontrare gli studenti, quindi sono molto contenta. E poi mi piace sempre parlare di questi aspetti, sia delle mie ricerche, ma in particolare di onorare Darwin, in un certo senso, a cui facciamo sempre riferimento. Adesso vedremo anche perché, soprattutto in questi campi, in questi argomenti. Darwin, e vi racconterò oggi insomma che Darwin aveva cominciato a capire che appunto e aveva cominciato a spiegare che anche le piante in un certo senso sono esigenti in fatto di partner. Quindi, buongiorno. Allora, come diceva il professor Peruzzi poco fa, Darwin è noto a tutti noi per la sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, meno noti sono i suoi studi sulle piante, anche se
Le sue ricerche botaniche rappresentano veramente dei veri e propri fondamenti per la ricerca futura, per le indagini che sono venute dopo di lui. E in particolare si occupò tantissimo di impollinazione e di riproduzione nelle piante a fiori, nelle angiosperme. Questo anche perché erano argomenti che poi andavano a diciamo servirgli anche per spiegare a supportare la sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale. E in particolare si occupò, qui lui non si è mai definito un botanico, diceva che non era un botanico, che non aveva una formazione da botanico, anche se qui vedete rappresentati questi volumi, sono tutti volumi che ha pubblicato su argomenti di botanica, quindi diciamo oggi possiamo smentirlo su questo. Però in particolare ci sono tre volumi che rappresentano una sorta di trilogia. Il primo era sull'impollinazione e riproduzione delle orchidee, il secondo sugli effetti dell'autoimpollinazione, dell'autofecondazione e dell'incrocio nelle piante e il terzo sul polimorfismo fiorale, quindi su tutta la variabilità morfologica che si può ritrovare nei fiori all'interno della stessa specie. In particolare su questo argomento comincia a fare delle indagini già ancora prima della pubblicazione dell'Origine delle specie, nel 1850, e quando si comincia a osservare appunto i fiori delle primule. Fiori delle primule che probabilmente erano un caso che gli era noto, anzi non probabilmente, perché è probabile che ne avesse parlato durante le sue lezioni il suo mentore John Henslow, poi suo corrispondente, suo collega, all'Università di Cambridge. Nei corsi appunto che seguiva Darwin, il quale Henslow aveva capito, aveva osservato e documentato la presenza di due tipi fiorali all'interno delle specie, cioè della stessa specie, diciamo intraspecifici, in primula veris, cioè nella primula odorosa. Qui vediamo un suo schizzo, in realtà Henslow non ha mai pubblicato nessun lavoro scientifico a proposito, perché non riteneva che fosse così, diciamo, importante, la riteneva una variabilità normale all'interno di una specie. Qui vediamo rappresentati questi due tipi fiorali, dove ho evidenziato le differenze principali che sono visibili ad occhio nudo anche a tutti, Darwin definì poi pinnate e thrumite dall'inglese, pin perché come vedete qui, spero che si veda bene, praticamente senza dividere il fiore, senza aprirlo, si vede guardandolo dall'alto una sorta di capocchio, come una capocchia di uno spillo, da cui pin, mentre che rappresenta il pistillo allungato e lo stigma, la parte apicale del pistillo, della parte femminile, mentre nascosti dentro la corolla è la parte maschile, cioè gli stami con le antere col polline, che sono qui in giallo. Mentre l'altra forma è questa definita thrumite, che presenta, quindi l'unica cosa che si vede in cima alla corolla sono queste frange, come frange di tessuto di un telaio, che sono in realtà le antere, quindi la parte degli stami che porta al polline, mentre al contrario lo stigma, il pistillo è piccolino ed è nascosto all'interno della corolla. Darwin usa questi termini che erano termini che non introduce lui, erano in un certo senso di uso comune, quindi il fenomeno era noto, ma capisce subito che si tratta di che questa particolare polimorfismo deve avere un qualche significato. Cioè si incuriosisce a questo fenomeno, non ritiene che sia possibile che questo sia semplicemente una mera variabilità intraspecifica. Questa è la sua originalità, soprattutto nel maggio del 1860, cioè nel 1860 si intensificano queste osservazioni e vediamo che, e gli esperimenti, vediamo che in poche settimane
c'è una documentata, una fittissima corrispondenza di Darwin con i suoi colleghi botanici e naturalisti, in particolare con Hooker e con Henslow, suoi amici e colleghi appunto, ma dove praticamente comincia a delinearsi l'idea originale che poi, da cui è poi si è sviluppata la sua interpretazione di questa, dell'eterostilia. All'inizio, perché aveva, non riteneva che fosse possibile che si trattasse di una, semplicemente di una normale variabilità all'interno delle specie? Perché aveva osservato intanto che un singolo individuo portava solo ed esclusivamente fiori di un certo, di una certa morfologia fiorale, di un certo tipo. E quindi non c'erano individui con i due tipi di fiori. E poi che nelle popolazioni in natura si trovavano quasi perfettamente in equilibrio, comunque si trovavano entrambi i tipi fiorali. E quindi riteneva che ci dovesse essere una spiegazione, che dovesse essere una spiegazione legata a una selezione, quindi torniamo all'idea di selezione. Ma perché? E qui comincia i suoi esperimenti. Lui parte da un'ipotesi secondo la quale, il fiore, queste forme rappresentassero una forma transitoria verso una condizione che viene detta di dioicismo, cioè di unisessualità. Ci sono casi nelle piante a fiori di unisessualità dove abbiamo individui solo femminili e solo maschili. Sono pochi, ma ci sono. Forse avete in mente i salici, ce ne sono alcuni che hanno infiorescenze maschili, sono quelli con quei bruchi praticamente, diciamo, con gli amenti, oppure anche lo stesso alloro, qui ce n'è tanto. E non sono tante, però pensava che potesse essere una forma transitoria in una fase evolutiva verso questa condizione. Si rende conto abbastanza presto che non è così, vedremo come. E in una lettera ad Asa Gray, che è un botanico statunitense con cui lui poi comincia una fitta corrispondenza e che stima moltissimo, vediamo che questo è uno schizzo di Darwin in una lettera appunto a Gray, in cui indica, dice: forse ho capito qual è il significato. Allora, queste due forme fiorali sono ermafroditi, cioè entrambi i fiori sono ermafroditi, però il polline della forma A è adattato al pollo stigma della forma B e viceversa. Quindi, come dire, non posso dire che sono sessi separati, ma c'è un adattamento reciproco. E capisce che si tratta di uno specifico sistema riproduttivo al quale dà il nome di distilia. Quindi questo termine lo introduce Darwin e chiama queste piante distile, così con presenza di due tipi di stili, cioè la parte allungata, diciamo, del pistillo. Nell'anno successivo, cioè sempre nel 1861, presenta questo lavoro in una conferenza alla Società Linneana. E l'anno seguente viene pubblicato il primo articolo su questo argomento, sulle primule, quindi sulla condizione dimorfica e le due forme nelle specie di primule, in cui è presente questo disegno, dove io sono andata ad aggiungere le parti colorate per renderle più evidenti, che è tratto da uno schizzo dello stesso Darwin, che tra l'altro è stato battuto all'asta recentemente da Christie's per una cifra notevole. Comunque, queste sono note a parte. E questo è appunto. Oddio. Vabbè, No, niente, non vado penso sia avanti, non si sta rilevante. unendo nessuno. Ok. Successivamente non si limita a primula. Darwin è qui veramente la sua genialità, cerca di dare una spiegazione generale del fenomeno, quindi comincia a studiare e a concentrare i suoi studi anche su altre piante che presentano sempre questo stesso tipo di polimorfismo, non solo piante che presentano fiori di due tipi fiorali, ma anche di tre tipi fiorali, e quindi anche, diciamo, tristile, come per esempio il litrum che vedremo, e comincia una fitta corrispondenza ancora di più con diversi personaggi, diversi colleghi dell'epoca a livello internazionale. Quindi, per esempio, corrisponde molto con lo stesso Gray, al quale poi dedica
il volume sulle diverse forme dei fiori nelle piante della stessa specie. E, con Scott, che era con direttori degli orti botanici e con curatori, come per esempio Scott, che era del Royal Botanic Garden di Edimburgo, con Friedrich Hildebrand di Bonn, un botanico tedesco al quale si deve invece il termine più generico di eterostilia, a indicare tutti i vari polimorfismi dello stilo, non soltanto le piante che hanno due tipi fiorali. E non solo botanici, corrisponde moltissimo e collabora con i giardinieri, che sono fondamentali per le sue ricerche, come vedremo un attimo poco, e che vengono proprio anche, il cui ruolo viene in un certo senso rivalutato proprio per queste collaborazioni. Fino a, quindi pubblica altri lavori su altre piante e infine nel 1877 viene pubblicato il volume Different Forms of, diverse forme fiorali su piante della stessa specie, che è dedicato proprio al polimorfismo, nel quale 6 degli 8 capitoli sono interamente dedicati a questo fenomeno dell'eterostilia. E Darwin riconosce tutti i contributi dei suoi colleghi con i quali ha scambiato idee come fondamentali per avergli permesso di arrivare alla sua spiegazione finale, e questo riconoscimento con una grandissima onestà intellettuale c'è, perché ci sono continui riferimenti, ringraziamenti e dediche ai vari colleghi. Quindi Darwin non ha introdotto, non è stato il primo a osservare questo fenomeno. Infatti era documentato già dalla fine del Settecento, poi nell'Ottocento, e in particolare, curiosamente, Darwin, e qui vediamo perché non si definiva un botanico, effettivamente non aveva una formazione accademica botanica, probabilmente proprio per questo non conosceva un testo inglese, tra l'altro, di un botanico, Curtis, che aveva indicato e ha introdotto questi termini, pinnide e tramide, nelle due morfotipi fiorali nella primula. E, tra l'altro, il fenomeno, andando indietro nel tempo, era già stato descritto, qui non si vede? No. Posso spostare questo? Ma comunque, sì. Ah. Così, faccio così, così vedo il pezzettino, anche da Clusius alla fine del Cinquecento, il quale però riteneva che fossero due varietà diverse, quindi che i morfotipi, i tipi fiorali fossero attribuiti a due entità diverse, sebbene a livello sottospecifico. L'originalità di Darwin sta invece nel fatto che appunto ha dato un significato, ha cercato un significato e ha studiato il significato morfologico e funzionale di questo fenomeno. Adesso. No, ecco. Perché nessuno se n'era occupato prima? Perché probabilmente questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che Linneo, nella sua autorevolezza, quindi nel Settecento, aveva pubblicamente decretato gli appassionati di fiori si focalizzano su dettagli, così piccoli dettagli fiorali, che nessun botanico sano di mente considererebbe importante. Cioè lui aveva detto lapidario, qui questa è una variabilità intraspecifica, appunto, non c'è da stare tanto a studiarla. Forse è dovuto anche a questo. In ogni caso, Darwin invece, ha studiato a fondo il fenomeno, e come diceva prima Lorenzo, scrive, è così orgoglioso di questa scoperta, tanto da scrivere nella sua autobiografia: non c'è nessuna delle mie piccole scoperte, tra l'altro sempre con una grande umiltà, che mi ha dato tanta soddisfazione, tanto piacere, come aver capito, aver svelato questo mistero delle fiori eterostili. E come ha fatto? Allora, ha svolto una mole impressionante di osservazioni ed esperimenti nel suo giardino del suo cottage di Down House, dove viveva con la famiglia e dove si è avvalso della collaborazione del suo giardiniere, moltissimo,
e anche dell'aiuto dei suoi figli, cosa che io ripeto spesso alle mie figlie, anche se loro mi dicono mamma, ma tu non sei come Darwin. E niente, quindi cosa ha fatto? Si è concentrato inizialmente su una specie, come dicevamo, sulla Primula odorosa, Primula veris, della quale considera un numero importante di esemplari. Questa è una nota per gli studenti, se c'è qualcuno che ascolta, quindi un numero che sia rappresentativo, su cui sia di fiori, di individui con dei due, diciamo, delle due tipologie fiorali. E comincia a fare tutta una serie di osservazioni sui caratteri riproduttivi, appunto perché aveva questa ipotesi della maggiore femminilità della forma longistila, quella pin, piuttosto che dell'altra, e per fare questo svolge anche molte impollinazioni, va a studiare la successo riproduttivo, fa degli esperimenti di impollinazione controllata, quando possibile osserva le frequenze dei morfotipi in natura, fa degli studi demografici e osserva anche gli impollinatori, quindi l'attività degli impollinatori. Allora, lui partiva dall'ipotesi, come dicevamo prima, che la forma longistila, quella con lo pistillo lungo, fosse più femminile. E quindi mentre quella brevistila fosse meno femminile, diciamo, come aspetto. E quindi comincia, forse perché aveva osservato anche caratteri non solo macroscopici come la lunghezza reciproca delle stami e stigmi, ma perché aveva osservato anche, per esempio, che i granuli di polline nella forma longistila erano più piccoli mentre nell'altra, quindi aveva osservato anche differenze morfologiche microscopiche, non solo macroscopiche, e che gli ovuli fossero di diverso tipo. Mi sa che qui forse è sbagliato comunque. Invece quando va a studiare il successo riproduttivo, cioè la formazione, va a raccogliere i frutti e semi, si rende conto che non è così e che anzi è il contrario, cioè la forma brevistila, la forma tram, fa più semi. Quindi riporta tutti questi dati in modo veramente impressionante nei suoi scritti e ripete l'esperimento, perché non è convinto di quello che ha trovato, forse è successo, lo ripete, ripetendolo viene lo stesso risultato, e allora a questo punto fa anche un'altra cosa, in sacchetta chiude le piante dei fiori, diciamo l'isola con delle reti per impedire l'intervento di impollinatori, e in questo modo non viene prodotto nessun frutto e seme, per cui si rende conto che l'azione dell'impollinatore, evidentemente trasportando il polline, è fondamentale per la riproduzione di queste piante. A quel punto cosa fa? Comincia a fare una serie di esperimenti di impollinazione controllata, dove incrocia, fa tutti i possibili incroci, quindi sia tra una forma e l'altra, come vediamo qui in alto, in questa tabella ho riportato soltanto i dati riassuntivi, sintetici, ma nei suoi scritti sono riportati in modo dettagliatissimo tutti i risultati di tutte le sue osservazioni e esperimenti. E anche gli incroci tra fiori dello stesso morfotipo. Avendo osservato che servivano gli insetti, però usa fiori dello stesso morfotipo tra piante diverse. Secondo lui, essendo individui diversi, non dovevano esserci delle differenze in teoria, perché comunque c'era sempre incrocio tra individui diversi. Invece quello che salta fuori è che, qui vediamo, fiori fecondati significa fiori in cui lui ha impollinato manualmente, quindi il campione, diciamo così. Le capsule prodotte sono molto maggiori, cioè i frutti, i prodotti e i semi prodotti sono in numero doppio o oltre che doppio, e la qualità dei semi prodotti dall'incrocio, che adesso viene chiamato disassortativo, cioè tra morfotipi diversi, è molto migliore e molto maggiore quando gli incroci disassortativi vengono definiti legittimi da Darwin, perché sono quelli che danno il massimo rendimento in termini di fertilità. Così tanto che scrive: gruppi che si tratta
parlando dei tipi fiorali, di gruppi che sono approssimativamente uguali per numero, ma che sono diversi per potere sessuale e che stanno tra loro in relazione come se fossero maschio e femmina. Quindi sono necessari l'uno all'altro, diciamo, c'è un'unione preferenziale per avere la massima efficienza riproduttiva. Non si ferma qui, continua le osservazioni ad altre specie di primula, come per esempio la primula comune, la primula vulgaris, che è quella che da noi è più comune, ma anche altre specie di primule, sia coltivate che spontanee. E non solo su primula, quindi si occupa anche di altre piante, o direttamente o tramite collaborazioni, appunto collaborazioni con giardinieri, con altri botanici, e riscontra questa eterostilia in ben 38 generi e 14 famiglie, e ripete anche gli esperimenti in molte piante. Qui vediamo riprodotti i risultati per la pulmonaria, dove praticamente ottiene gli stessi risultati. Evidenziati qua sono le unioni cosiddette legittime, che lui definisce legittime, che danno un successo molto maggiore. Si occupa anche di un caso molto più complesso, che è quello delle piante tristile, e qui vediamo, fa tutta una serie di esperimenti su Salcerella, Litrum salicaria, che è una pianta adattata a ambienti umidi piuttosto comune, con fiori abbastanza delle spighe, questi fiori numerosi e piccolini, ma che presenta individui di un solo morfotipo. Però qui sono tre, ci sono quelli a stilo medio, a stilo lungo, a stilo breve, e ipotizza che la natura abbia disposto nozze estremamente complicate, cioè una triplice unione tra fiori ermafroditi, perché anche in questo caso il caso era noto, ma nessuno l'aveva mai studiato e mai interpretato, e lui aveva visto che in natura erano presenti tutte e tre le forme fiorali, e quindi mette a punto tutta una serie di esperimenti che potete immaginare quanto erano complessi, perché a questo punto in più emascola i fiori, cioè toglie le parti maschili per essere sicuro che non ci sia contaminazione, diciamo, dal polline dello stesso tipo, e fa tutte le possibili combinazioni di incroci, quindi che diventano 18, cioè 6 che sono quelle che vedete qua indicate da specie, quindi con polline che proviene da stami della stessa lunghezza sullo stilo, pistillo della stessa lunghezza, nelle varie combinazioni, e sono 12, ben 12 invece quelle illegittime, cioè in cui si ha impollinazione tra elementi che hanno lunghezza diversa, diciamo così, tra morfotipi che hanno elementi con lunghezza diversa. E viene di nuovo a ritrovarsi questo risultato, cioè risultato, quindi questi sono i fiori che lui ha impollinato, risultato che a livello di numeri di semi vediamo che è estremamente maggiore quello prodotto dalle unioni cosiddette legittime, e che quindi praticamente, appunto, la fecondazione funziona bene in modo efficiente, efficace, soltanto quando tra elementi che hanno la stessa lunghezza. Una cosa che qui non vedete, ma che lui individuo, è anche che c'è una diversa grado di fecondità a seconda che varia con la differenza nella lunghezza, diciamo maggiore la distanza tra gli stami e il pistillo, stami da cui proviene il polline e il pistillo, maggiore è minore è la fertilità, quindi più si avvicinano maggiore diventa la fertilità. E in più fa anche tantissime osservazioni sugli insetti. Vede che gli insetti in questo caso sono di diverso tipo, sono api, sono farfalle, sono ditteri, ma che tutti vanno a cercare il nettare e si sporcano involontariamente, trasportano involontariamente polline, ma dove? In punti diversi del corpo. E quindi, facendo così, essendo presente il polline in punti diversi del corpo, trasporteranno quel polline solo alle piante nel stigma che occupa la posizione corrispondente. E quindi scrive: gli insetti trasportano di solito il polline di ciascuna forma sul pistillo della lunghezza corrispondente.
Questi studi, tutti questi studi lo fanno arrivare alla spiegazione finale, che è questa, il vantaggio, cioè il fatto che le piante traggono un vantaggio da questa condizione eterostila, e il vantaggio che traggono è abbastanza evidente, in tal modo cioè assicurano l'incrocio tra piante diverse, ovvero limitano, impediscono l'incrocio tra anche all'interno dello stesso fiore. Una cosa che Darwin non sapeva, quindi quella piccola scoperta che gli ha dato tanta soddisfazione, era questa, che questa condizione rappresenta appunto un adattamento che favorisce l'incrocio tra piante diverse. Una cosa che non sapeva, che l'avrebbe aiutato molto a interpretarlo, erano le leggi mendeliane. Ed è curioso che non lo conoscesse, perché Mendel aveva pubblicato il suo lavoro proprio nello stesso periodo, però non è mai arrivato sulla scrivania, nella biblioteca di Darwin. Avrebbe potuto interpretare meglio i suoi risultati dando anche una spiegazione del meccanismo. Darwin aveva effettivamente ragione, cioè questa sua interpretazione è corretta, fondamentalmente è condivisibile, anche se oggi può apparire magari un po' semplicistica, ma in realtà la ricerca in questo campo è estremamente attuale ed è piuttosto recente. Pensate che soltanto qualche anno fa, 5-6 anni fa, è stato chiarito il meccanismo genetico che sta alla base della distilia. Oggi si sa che l'eterostilia è controllata geneticamente, si sa che viene controllata da un gruppo di geni che stanno tutti vicini e che vengono trasmessi alla progenie in modo insieme, e per questo vengono chiamati supergene. Si sa che sono presenti altri tipi di condizioni anche non così precise, come per esempio il dimorfismo dell'altezza dello stigma senza una reciprocità delle antere, quindi condizioni transitorie, come anche altre forme di polimorfismo, e si sta studiando molto per capire come i meccanismi che hanno portato alle evoluzioni di queste strutture, che oggi sono riconosciute. Oggi l'eterostilia si riconosce in 190 almeno, che può darsi che ce ne siano di più, 199 generi appartenenti a 28 famiglie di piante, ma appunto restano ancora molti interrogativi. È una ricerca molto, un tema di ricerca molto attuale. Se vedete la bibliografia che ho citato qui, anche se non ne parlo nel dettaglio, era molto recente, 2020, 2019, 2014, 2016, quindi... Ora vi volevo parlare di due piccoli progetti di cui ci siamo occupati, di cui mi sto occupando. Questo è il caso della primula appenninica, quindi sempre di una primula, di cui Darwin non si è occupato, perché si tratta, è una indagine che abbiamo svolto qualche anno fa con il mio gruppo di ricerca, dal nostro laboratorio, primula appennina, il nome scientifico, ed è una pianta. Non so se avete mai fatto dei gite in montagna nell'Appennino tosco-emiliano. Se andate in giugno in alto, oltre 1500 metri, tra i 1500 e 1800, è possibile trovarla, ma soltanto in un territorio molto piccolo. Quindi diciamo che è una pianta endemica in senso stretto, nel senso che la si ritrova solo ed esclusivamente in un corridoio lungo una cinquantina di chilometri tra il Monte Orsaro nel Parmense e il Monte Vecchio, Monte Prado nel Reggiano, quindi dove sono presenti delle popolazioni anche molto isolate tra loro e alcune molto ridotte numericamente. Ci siamo occupate di questa pianta per motivi, appunto, per un interesse conservazionistico e anche per allo scopo di studiarne lo stato di salute. E cosa abbiamo fatto? Fondamentalmente abbiamo fatto gli stessi, da un lato, abbiamo usato lo stesso approccio di Darwin, quindi verificare la demografia, verificare la presenza, quindi la frequenza dei due morfotipi. Fare degli esperimenti di impollinazione, anche di impollinazione per verificare se ci fosse un deficit nel servizio di impollinazione da parte degli insetti,
verificare in più, quindi fare delle osservazioni sui caratteri riproduttivi, sul polline, eccetera, e in più fare però anche delle analisi genetiche, quindi per capire qual era la diversità genetica sia all'interno delle popolazioni che tra le popolazioni. E quello che abbiamo trovato è stato questo, cioè che la popolazione sono in equilibrio, cioè ci sono almeno quelle che non l'abbiamo fatto in tutte, ma diciamo in un paio, e che i due morfotipi sono in equilibrio, quindi questo è confortante, nel senso che non viene a mancare un partner, che l'incrocio legittimo è quello obbligatorio, l'unico che dà seme, e che la diversità genetica è elevata. Questo significa che è buono sia all'interno delle popolazioni che tra popolazioni. Come fa a essere elevata? Significa che ci deve essere anche, scusate, cioè, l'altra cosa che avevamo visto è che non c'era una differenziazione importante tra le diverse popolazioni, cioè gli studi genetici ci hanno portato a capire che ci doveva essere uno scambio di materiale genetico tra le varie popolazioni, anche se queste erano molto isolate. E questo siamo riusciti a spiegarlo quando a un certo punto, in modo inaspettato, perché dopo 3 anni in cui vedevamo solo dei piccoli coleotterini che andavano sui fiori, abbiamo osservato questo insetto. Le piante infatti scambiano, può esserci, diciamo, quello che viene definito flusso genico, cioè uno scambio genetico attraverso due strutture fondamentalmente, il polline e i semi, ma i semi non era verosimile che potessero percorrere così lunghe distanze, mentre questo insetto, che è una falena dalle abitudini diurne, la sfinge colibrì, è un abilissimo volatore ed è anche un insetto che compie delle grandi migrazioni, e quindi probabilmente il suo intervento è quello che consente questo scambio genetico tra le popolazioni di primula. È una specie che comunque è minacciata, quindi noi siamo contenti, il suo stato attuale è buono, però è minacciata indirettamente dal cambiamento climatico, cioè se a fronte di un innalzamento di temperature, stando lassù in alto, non può migrare più in alto, non può spostarsi in senso altitudinale, e quindi sarebbe comunque preferibile, interessante, comunque sarebbe necessario monitorarne lo stato di conservazione. Come farlo? Senza fare tutti questi studi, che sono anche, come vedete, non facilissimi, visto la situazione dove vive l'habitat, si potrebbe studiare la frequenza delle forme fiorali nelle popolazioni. Questa è una cosa che si può fare, perché dall'analisi delle frequenze, se vediamo che c'è uno sfasamento, questo potrebbe indicare una mancanza di un partner, carenza di uno dei due partner, che può portare poi a delle dinamiche demografiche che potrebbero minacciarne appunto la persistenza. E la stessa cosa si sono chiesti dei ricercatori di Estoni qualche anno fa, quando hanno messo, ho finito tra poco, che so che forse sto sforando un po', hanno pensato di proporre questo progetto, cioè un progetto in cui vengono coinvolte le persone, coinvolti i cittadini nella raccolta di dati, perché si sono chiesti quali sono i pattern delle frequenze demografiche, in questo caso della stessa primula di Darwin, la primula odorosa, che è una specie piuttosto comune, soprattutto in Nord Europa. Queste frequenze, cioè andando a studiare le frequenze nelle popolazioni, questo può servire per valutare lo stato dell'ambiente, cioè le conseguenze della perdita di habitat, della perdita del cambiamento di uso del suolo, dei cambiamenti ambientali. Per far questo, ovviamente andando a ipotizzare un progetto su larga scala, si chiede l'aiuto dei cittadini. In questo caso può avere successo, nel senso che, anzi, si è visto che è un progetto che ha molto successo, perché da un lato è un elemento, un aspetto dei fiori e delle piante che è facilmente riconoscibile, anche a chi non ha delle competenze di botanica.
Adesso magari quando uscirete da qui potrete andare a verificare le primule che vedete se sono longi stile o brevi stile, perché appunto guardando dall'alto i fiori si vede lo spillo, quindi vedere se è di tipo L, longi stilo, pin, oppure si vedono le frangette delle antere, cioè se è di tipo S, quindi brevi stilo. Quindi si chiede alle persone di riportare e di trasmettere le osservazioni che fanno secondo un protocollo che viene indicato ai ricercatori. In questo modo i ricercatori hanno un numero elevatissimo di dati che non potrebbero avere con le risorse, diciamo che non sono tantissime, che vengono dedicate alla ricerca, ma anche perché i team di ricerca non sono così numerosi. E quindi questi progetti di citizen science sono sempre più attuali, diciamo così. Dall'altro lato, chi partecipa a questi progetti trae un beneficio perché, diciamo, aumenta le proprie conoscenze e anche si sente in qualche modo coinvolto nella ricerca scientifica. L'idea, qui faccio presto, è appunto che le frequenze dei morfotipi siano generalmente in uno stato appunto di condizione buona, in rapporto 1 a 1, che questo rapporto varia qualora ci sono degli effetti, per esempio negativi sull'habitat, per esempio se viene a mancare una parte di habitat adattato, in questo caso di praterie, soprattutto qui da noi diciamo di montagna, perché è una specie piuttosto che non è presente qui vicino al mare, ma insomma, ma in Estonia sì, è una specie che si trova lungo le coste. E quando c'è questa deviazione mancano i partner compatibili, quindi si ripercuote sulla fitness riproduttiva questa. E la carenza di impollinatori, che sono necessari per queste nozze tra le piante, amplifica questo problema. È stato visto appunto che quando le popolazioni sono piccole, c'è una maggiore deviazione da questo rapporto, quindi questo rapporto è più facile che sia sfasato nelle popolazioni piccole, ma è che a queste popolazioni piccole e a questo rapporto di morfotipi sfasato si è associata una bassa diversità genetica, quindi una problematica per la conservazione. In questo caso è non tanto, sì, magari a volte anche per la stessa specie, quanto viene usata la specie come indicatore di un fenomeno. Questo progetto è stato ampliato grazie al progetto europeo Conserve Plants, a cui partecipano molti botanici anche italiani, è stato ampliato a tutta Europa, per cui finora sono state raccolte numerosissime osservazioni ed è tuttora in corso. E quindi quello concludo quasi la mia presentazione invitando tutti a seguire le orme di Darwin, e quindi a tutti noi possiamo farlo e in questo modo contribuire alla ricerca scientifica e alla conservazione dell'ambiente. Scusate, volevo... Ah, qui non posso farlo, c'era il link. Qua forse, eccolo, sì, lì. Posso farlo? Sì, certo. Vi faccio vedere, dura pochissimo. Però non qua. Lo vedranno così? Da casa. Ah, da casa non lo vedono? No. Ah, beh, vabbè, da casa cliccheranno. Non si sente neanche. Aspetta, forse qua. Aspetta, proviamo a vedere, scusami. Sì. Forse si può anche far sì che lo vedano da casa. Ah, forse con il... Fermo lì. Allora, vediamo un po' se si riesce. Forse condividendo lo schermo. Era finita la presentazione? Mancava una sola slide. Perché poi va ricondivisa poi. Cioè insomma. Due, quella. Sì, dopo magari la ricondividiamo giusto per concludere. Non so quanto si potrà sentire dell'audio, però... Vabbè, se no è lo stesso, sai. Vabbè, l'audio poi alla fine... Penso che da casa lo stiano...
lo stiano sentendo. Non lo so però, Comunque forse... devi condividere la presentazione, casomai. Se... Vabbè, insomma, fondamentalmente si chiede ai cittadini, a tutti, di andare a fare una passeggiata, di magari quando individuano, se si trova questa specie, che qui da noi effettivamente non è così comune, è più comune diciamo in montagna. Lorenzo, aiutami. Sì, e qui nel video è stato tradotto dal video originale dell'Estonia, quindi dice lo trovate anche lungo le coste, no, da noi no. E modificarlo leggermente. È comunque un progetto molto, secondo me, bellino, interessante, e tra l'altro appunto a chi dà più, sono previsti anche dei premi che non so quali siano, però insomma se vi siete appassionati dopo questo mio intervento al polimorfismo e alla distilia delle primule, potete sbizzarrirvi e partecipare anche voi. Dunque adesso qui chiudo ti questo. Condivido? Chiudo questo? No, ci penso. No. Allora era questo. Esatto. Allora, poi vi volevo semplicemente menzionare un altro progetto, visto che ho parlato di Citizen Science e di impollinatori, che è un progetto di cui sono coordinatrice, che si sta svolgendo, anche questo è un progetto europeo, e che si occupa invece di coinvolgere i cittadini, diciamo, nella conservazione e nella tutela degli impollinatori selvatici. Quindi non solo delle api e non solo delle api da miele, ma di tutti gli impollinatori, che sono tanti, e anche quindi delle piante che questi impollinano, perché come abbiamo visto sono tantissimi casi, appunto, cioè la maggior parte, la grande maggioranza delle piante a fiori dipende strettamente dall'azione di questi animali e di questi insetti. E si può partecipare anche inviando foto, se siete degli appassionati fotografi, e praticamente anche lì, e partecipando a degli eventi. Vi invito, se vi interessa, a seguire il progetto. Ci sono poi tutti i canali social anche, e penso che sia un progetto che forse sarebbe piaciuto, almeno così mi piace pensare, che sarebbe piaciuto anche a Charles Darwin, al quale tutti noi non possiamo che essere grati per l'esempio, per le ricerche che ci hanno e ci ispirano tuttora. E niente, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Spero di non avervi annoiato, di non essere stata troppo lunga, ho cercato... Tempi assolutamente perfetti, ho acceso il microfono, quindi c'è un po' di rimbombo. E sì. Quando parlo di qua, se disattivi... Qui? No, da... No, qui. Questo. Scusate un attimo, problemi tecnici. Qui. No? Secondo me... Vabbè, ok. Allora, c'è tempo, grazie innanzitutto a Marta, assolutamente non noiosa, anzi molto interessante come tematica, proprio perché sono argomenti di cui non si parla troppo normalmente, e invece sono molto intriganti anche dal punto di vista scientifico. Se ci sono domande per la professoressa Galloni, sia dei presenti qui in aula, che possono tranquillamente alzare la mano, anche parlare direttamente se non sono troppi tutti in contemporanea, o anche da casa, potete, insomma, c'è ancora un po' di tempo per eventualmente intavolare anche un minimo di discussione, visto che abbiamo appunto la professoressa Galloni qui con noi. E coloro che sono a casa, se preferiscono, se si vergognano, insomma, possono anche usare lo strumento della chat, cioè c'è una sorta di fumettino che se ci cliccate sopra vi permette di scrivere anche proprio per iscritto, le vostre domande, in caso lo voleste fare. Prego, magari se alta voce, sia che a casa... Volevo capire se ho capito.
con il della stessa lunghezza c'è più probabilità di compatibilità nell'evoluzione o no? Io ho un po' confusione tra mi dispiace. Infatti questo è un po' un rischio quando allora la signora chiedeva, ripeto a caso, sì, se con gli stabili della stessa lunghezza intende dire del pistillo. C'è compatibilità, cioè una forma del fiore magari è sempre condiviso, sì. Sì, è questo. Posso andare indietro così magari lo vediamo qua. Unione legittima vuol dire che il polline della forma, questa breve stilo, in polline è adattato allo stigma che questo bottoncino verde qui, cioè la parte femminile del fiore longistino. Quindi questo polline, anche proprio per morfologia e per delle stesse strutture, quindi sia il polline che in un caso è più piccolo, nell'altro più grande, e le papille, le stigme in un caso sono più rugose, nell'altro, e poi anche un meccanismo di compatibilità genetica, come è stato dimostrato dopo, quindi in questo caso l'unione è legittima, cioè questo polline può fecondare questo fiore, e viceversa il polline di questa forma può fecondare questo fiore. Fiori diversi e, attenzione, individui diversi, cioè ci sono piante, le piante hanno o solo i fiori, cioè è proprio la pianta che è brevistila o cistila. E quindi l'approccio risulta obbligato tra tipi diversi. Quindi mio simile, no, mi piace. Un po' come dire, un mio familiare, no, non lo voglio. E l'altra cosa che non ho detto, mi sono dimenticata, scusate, è che Darwin va anche oltre, cioè fa anche degli studi sulla fitness delle piante che nascono dai semi prodotti con tutte le impollinazioni e verifica che quelli prodotti, perché qualcuno veniva prodotto anche, perché comunque questi meccanismi non sono delle volte precisissimi, non c'è una incompatibilità totale, a volte sì, ma in questo caso a volte scappa, come dire, però la progenie, la pianta prodotta dopo ha dei problemi, quindi o è più piccolina, poco fertile, muore prima, ci sono dei problemi che sono un po' quelli poi legati ai problemi di incompatibilità tra consanguinei. In questo caso il meccanismo genetico è un altro, però è sempre lo stesso. Quindi questo meccanismo favorisce l'incrocio tra individui diversi, che vuol dire più variabilità genetica, che tra l'altro è la base su cui agisce la selezione naturale e quindi l'evoluzione. Lui ha studiato, dopo ha pubblicato anche quell'altro volume appunto sull'effetto della cross impollinazione, diciamo l'impollinazione incrociata o autoimpollinazione nelle piante, e da lì si estrapola anche agli altri organismi, tanto che lui stesso, che ha sposato una cugina, mi pare che a un certo punto proprio si rende conto che a livello, forse non tutti i figli, ma una figlia o un paio di figli, ha avuto tantissimi figli, 10 mi pare, Darwin, aveva anche avuto dei problemi dopo. Una figlia è morta, quella è morta di tisi, la sua adorata, l'altra, invece però ce n'era un'altra che secondo me qualcun altro aveva qualche problema di tipo, insomma, dovuto forse alla consanguineità. E nel frattempo sono comparse due domande in chat. La prima è molto operativa. Giuliano Pacifico, saluto fra l'altro, ci dice: buongiorno, come si fa a collaborare al progetto sulle primule? Ah, allora bisogna andare a collaborare, intendi a collaborare, bisogna, intendi come scienziata.
Sì, penso che intenda dove vado, il contatto. Penso come contributore, come contributore, allora si va sul sito, se vuoi puoi scrivere anche una mail a me, io sono coinvolta. In realtà c'è una mia collaboratrice che se ne sta occupando più nello specifico, si chiama Marta Barberis, però nel sito ci sono tutte le istruzioni. Rimetto quella slide, poi magari posso anche... Sì, poi tra l'altro questa conferenza sarà registrata, cioè è già registrata, è in corso di registrazione e messa online. Ci sono tutti i canali social e c'è il sito che è www.counseling, alla fine di questo video, ora non lo ricordo sinceramente, però forse c'è scritto. Qua. E si può anche partecipare al progetto. Scusate, che sì, qui non ho messo il sito web. Primula odorosa, anche sì. Posso contattare direttamente lei? Poi abbiamo Paola Rizzonelli, se leggo bene. Un attimo, magari scrivo in chat. Sai cosa potrei fare? Sì. Mettere in chat queste. Ah, le informazioni, volendo anche. Informazioni, così. La domanda devia un po' dall'argomento di Paola Rizzonelli, perché dice: mi saprebbe dare qualche informazione riguardo l'impollinazione incrociata delle rose, per favore? Argomento spinoso, secondo me, comunque. Dunque, adesso dopo vado a vedere qual è. Delle rose, impollinazione incrociata nel senso che uno la vuole fare o che la vuole evitare. Questo dovrebbe specificarlo la signora. Allora, rose, argomento spinoso perché rose sono spinose, come sappiamo, rose spontanee immagino che intenda, o no, perché allora le rose sono un genere di piante che sono molto complesse dal punto di vista economico e cosa dice? No, non ho risposto. No, tengo dopo. L'impollinazione incrociata a volte produce degli ibridi, molto spesso, a volte no, però sinceramente io me ne sono occupata. Non ho capito forse bene quale informazione. Forse se può specificare meglio la domanda, cioè che cosa esattamente volesse sapere, possiamo provare a rispondere ulteriormente. Nelle rose diciamo che i meccanismi di compatibilità tra specie non sono così, no? Cioè molte specie ci sono fenomeni che consentono l'ibridazione, anche per quello che poi ci sono tutti. Cioè questo ha a che fare anche con le rose ornamentali. Certo, di cui ecco, dice incroci tra rose spontanee e ibridi, ad esempio. Quindi è ancora più complessa. Oddio. Ecco, qui dovremmo avvalerci del contributo di un giardiniere, forse. Di chi appunto magari queste cose le fa anche proprio per scopo così di passione anche per ottenere varietà ornamentali interessanti. Sinceramente non ho, mi dispiace, non ho troppe informazioni, non ho elementi. C'era un'altra domanda qui in aula. Sì, leggermente diversi. Chiaramente dovevano essere comunque in parte, cioè non separati, se no non poteva esserci l'incrocio. Però è vero, sì, lui osserva che c'è una fioritura un po' sfasata nella prima vez, però leggermente sfasata, quindi diciamo che è uno dei vari elementi che ha considerato.
non così sfasata da impedire però appunto l'impollinazione, che altrimenti se no non ci sarebbe stata. Quando ci sono, questo è interessante, quando queste separazioni di fase di fenologia invece è netta, abbiamo proprio una barriera riproduttiva, e quello è uno degli elementi che portano alla speciazione, poi alla processi di microspeciazione. Comunque non c'è una speciazione più politica che... No, almeno che io ricordi questo. Diciamo che quello che porta è tutto, è veramente incredibile. Se qualcuno ha voglia, i suoi testi sono online, si trovano in... e sono molto interessanti, veramente un esempio, secondo me, anche perché riporta tutti i risultati, quelli che non si sa spiegare, negativi, facendo tutta una serie di progetture, di analisi, e mettendo sempre in discussione anche, per esempio, l'esperimento che viene via via segnando e migliorando quando lo riproduce poi. Ne approfitto, avevo alzato mentalmente la mano io, vi do subito la parola. Comunque volevo solo fare una velocissima curiosità sul progetto di Citizen Science. Nasce in Nord Europa e è stato poi esteso. Mi chiedo, visto che il cittadino comune a cui ci si rivolge magari conosce la primula in quanto primula, ma non è detto che sia in grado di distinguere primula veris, primula vulgaris o un'altra, quanto rischio c'è che i dati raccolti possano riguardare anche altre primule oltre che quella di interesse del progetto? Allora, questo rischio c'è effettivamente, ci sono però nel sito, c'è la parte italiana, adesso non so se forse puoi provare a cercarlo lì, il sito, se tu metti primula odorosa, poi magari così lo scriviamo in chat. Io l'unico problema che ho è che il Macintosh... No. Allora, dopo lo scrivo magari nella chat. Ci provo. Se no, provo a cercarlo io. Praticamente questo rischio c'è effettivamente, non è così immediato. Infatti nel sito ci dovrebbero essere anche tutta una serie di elementi che aiutano chiaramente il cittadino a individuare quella specie. Quindi vengono date, adesso io l'ho raccontato in fretta perché anche per motivi di tempo, però come in tutti i progetti di citizen science, di scienza partecipata, vengono per forza, devono fornire degli elementi per permettere a chi contribuisce di essere in grado di contribuire. Ed è considerato questo errore. Nei dati finora raccolti, che abbiamo riportato qui, abbiamo circa 3.500 osservazioni che vengono da tutta Europa. Di queste, 3.000 sono effettivamente su primula odorosa. Quindi arrivano, si chiede di fare una foto in modo che così si sa che è effettivamente quella specie, e più ci sono altre specie, quindi in realtà può essere una confusione, però è molto buono questo risultato, secondo me. Sì, sì, sì. Perché significa che appunto, adesso io non so se quelle 500 fossero un errore, oppure magari qualcuno che manda comunque il dato, perché può essere comunque interessante. Qui da noi appunto non è così, sarebbe come dire che noi lo chiediamo questo dato sulla primula volgare, primula comune, che da noi è molto più comune. E di queste, tra l'altro, ci sono 1900 osservazioni che sono geolocalizzate, quindi di cui si ha la localizzazione precisa. Ormai ho messo la condizione, io sono stato deciso a casa. Ah, beh, magari lo guardo. Messo anche in chat. Nella chat lo trovi e lo puoi eventualmente mostrare anche ai. Ecco, posso vederlo qua. Questo è il sito, esatto. E ci sono diversi descrizioni, appunto. Cioè si vede che diversi elementi, appunto, sia i dati che vengono continuamente aggiornati, così che, ecco, adesso ci sono quasi 400, un risultato più vecchio il mio, perché si studiano, perché ci sono più informazioni. Qui si può andare a cliccare per capire qual è il motivo, anche informazioni che aiutano, no? a fotografie che spieghi per capire qual è la fotografia della specie, che vedete è abbastanza diversa da quella che siamo abituati a vedere qui nei nostri boschi, almeno nel Bolognese io non l'ho trovata,
cioè forse nel... Sì, effettivamente. In zona potete chiedere al collega. C'erano anche altre due domande qua in aula. Noi siamo... non ricordo chi è stato il primo a alzare la mano, ma insomma. Prego. Volendo scomodare un altro grandista, appunto il Mendel, la F1 tra Cina e Puma, perché non si presenta proprio stella, proprio dire per cui la F2 stabilisce F1-2-1? I rapporti si avvicinano molto, si avvicinavano molto a quelli mendeliani, però lì era stato interpretato fino a pochi anni fa appunto come una, diciamo, la presenza di un gene, di un gene multiallelico con dominanza e dominante eccessivo. Invece è stato chiarito che si tratta di, una, di un gene emizigotico in realtà, di un supergene emizigotico. Quindi diciamo c'è una ereditarietà più simile a quella dei geni sessuali. E su questo adesso dipende anche dalle specie, però in generale appunto lì sinceramente non ti so rispondere nel, nello, più di così. Sì, assolutamente. Però sembra che sia più appunto o c'è o non c'è quella, quel carattere, quel super G. C'era poi un'altra domanda? Volevo chiedere, ma l'eterosfilia è un adattamento che si è voluto indipendentemente nei diversi gruppi oppure è, diciamo, un'origine? Anche questo, allora, è abbastanza chiaro ed evidente che si è evoluto indipendentemente. Perché, possiamo dirlo, perché è presente in molte piante che sono molto distanti da loro dal punto di vista filogenetico ed evolutivo e quindi è, rappresenta appunto più per, cioè, quasi certamente un fenomeno di convergenza evolutiva verso appunto una maggiore efficienza riproduttiva. Ok. Allora, in chat non è comparso per adesso più niente, se anche i presenti hanno esaurito le loro curiosità, parrebbe di sì. Ringraziamo ancora di nuovo la professoressa Galloni per la disponibilità a questa giornata celebrativa di questa grande figura che è Darwin e di ciò che ha lasciato insomma anche alla ricerca scientifica di oggi effettivamente. E grazie a tutti della partecipazione. Alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie mille a voi e grazie Lorenzo di nuovo per questo invito. Grazie a te. Questo.